Verona.com, i nostri microfoni Giovanni Rossi. Domani ci aspettiamo un Verona offensivo con Pickelman, Lenoci e Selva. Tu sei pronto a difendere per la SPAL? Sì, sono pronto nel caso in cui il mister mi faccia giocare. Sarà un Verona molto motivato anche per l'arrivo del nuovo allenatore, quindi sarà una partita molto difficile in tutti i casi. All'inizio eri partito forse meno convinto delle tue capacità, che sicuramente hai, adesso ti vediamo più convinto, difendi. Ti piacerebbe anche offendere o quella fase la lasci più a Smith o nel caso quando entra Rossi? No, chiaro che magari le mie caratteristiche sono più difensive, però mi piacerebbe anche spingermi più in avanti, solamente che quando ci sono le condizioni, chiaro che cerco di non lasciare mai degli spazi liberi. La squadra secondo te ha aumentato, diciamo, la sua compattezza rispetto all'inizio, dove si facevano degli errori, si peccava in fase difensiva? Come vedi dentro lo spogliatoio tutte queste cose con il passare delle giornate? No, sicuramente col passare delle giornate siamo migliorati sia a livello di difesa che proprio nel collettivo, nella fase difensiva. Chiaro che ora sono 3-4 giornate che abbiamo trovato i nostri spazi, i nostri meccanismi a livello difensivo, e le cose vanno molto meglio. Il pubblico, ti aspetti un pubblico numeroso, visto che da Verona arriveranno più di 1000 persone? Sì, chiaro, già ne vengono 1000 da Verona, quindi speriamo che sia altrettanta gente qui di Ferrara che venga a vedere la partita, darci una mano. Pensi che la SPAL possa proseguire su quest'onda, oltre dell'entusiasmo con i risultati, quindi rimanere in testa, e come vedi la SPAL nel proseguo del campionato? Noi dobbiamo cercare di rimanere in alto, perché abbiamo tutte le qualità, e come detto dipende molto anche da questa partita il nostro campionato. Dobbiamo dimostrare di essere pronti per stare davanti e continuare così. Grazie Giovanni Rossi.